E allora diamo il nostro buongiorno all'ex portiere della Sampdoria, Pietro Battara. Buongiorno Pietro. Buongiorno. Buongiorno e chiaramente grazie Pietro, per aver accettato il nostro invito. Prego, non ho sentito. Come sta bene. Pietro? Come sta? Pietro, come sta? Sto bene, nonostante gli anni sto bene, sì. Che classe è lei Pietro? Quando è nato lei Battara? Io sono nato nel 1936. 82 anni quindi? Diciamo. Sì. Esatto, 82 anni. Grande Pietro. Allora ti farà piacere Umberto, fermati un attimo, ti farà piacere anche salutare chi con Battara ha dato vita a tante battaglie in Napoli, Sampdoria. Allora. O Sampdoria Napoli, è con noi Vincenzo Montefusco. Buongiorno mister. Monti. Buongiorno. Ciao, Monti. Grande. Noi eravamo grande Vincenzino. Chi è dalla eravamo una coppia perfetta con Monti, mi ricordo quando siamo andati in tournée col Napoli. Montefusco ti sta salutando. Un mese, un fantastico ragazzo. Ti sta salutando Pietro Battara, chiaramente. Ma come stai? Come stai? Che piacere. Sto bene, sto bene. Tu? Finalmente questi signori delle radio fanno una cosa buona, vedi, ci fanno incontrare dopo tanti anni, ci fanno sentire. Bene, non c'è la verità, Vincenzo. Vincenzo, ciao, perché Marco ciao, Giordano nella vita vuole diventare la De Filippi, vuole diventare. Bene. Allora, io lascio subito la parola ad Umberto, però prima datemi l'almanacco, ragazzi. Ecco, allora, la base dell'almanacco del giorno dopo, così noi ci ricordiamo di qualcosa. In particolare, allora, io vai Umberto. Ero un giovane portierino. Ecco. A Napoli veniva la Sampdoria di Frustalupi, di Lippi, di Maraschi, che doveva salvarsi tutti gli anni. È vero. E c'era in porta un signore che quando scendeva al San Paolo si esaltava ed era matematicamente 0-0, al punto che si parlava della maledizione di Battara. E io sono cresciuto a pane Battara, perché ero al San Paolo e vedevo questo portiere che quando scendeva al San Paolo faceva cose straordinarie. Se fosse stato sempre Napoli-Sampdoria parleremmo di Lev Yashin oggi. È vero o no che si parlava della sindrome di Battara a Napoli? Allora rispondo io, perché prima cosa io poi ho avuto come giocatore anche il figlio, l'ho avuto con me alla Casertana. Poi Pietro, pensa un po', ogni volta, come dicevi tu, si giocava con la Samba, lui faceva delle cose straordinarie. E Napoli lo portammo, noi società, diciamo il Napoli, lo portò con noi in tournée, proprio per cercare anche di portarlo al Napoli, poi allora non so perché non se ne faceva mai niente, ma ha fatto delle cose contro di noi che, guarda, ti dico delle cose eccezionali. Hai ragione, hai detto bene Umberto. E allora Battara, prima di lasciarle la parola per fare un però suo è ricordo, però è resistente Battara, perché sei arrivato a 82 anni nonostante le maledizioni dei napoletani, vuol dire che è uno tosto. Sì, la lui è forte fisicamente, è fortissimo. Ma io mi ricordo che in Brasile, guarda, che abbiamo dormito e dormivamo nella stessa stanza, no? Se mi ricordo. Sì, è vero. Ci hanno pure sparato, ti ricordi? No, che storia è questa? Battara, ci racconti? No, è una bella storia, sì. Questo è bellissimo, io non mi ricordavo più. Battara, ma come le hanno sparato? Ci hanno sparato. Ma come? Beh, è lunga da raccontare, non so se ci avete del tempo. Vai, spara tu. Vabbè, è complicata, lasciamo perdere. Battara, io ve lo dico io, vedete che ho intuito. Vai. Siete andati a presso delle ragazze brasiliane e qualcuno si è ingelosito. No, ecco, te lo racconto io, ma non siamo più. Ok, allora si raccontano in privato certe storie. Invece Battara, io le voglio ricordare che lei ha giocato 19 partite contro il Napoli, 17 di campionato e 2 di Coppa Italia. In 9 di queste partite lei ha mantenuto la sua porta inviolata. Il Napoli è la squadra nella sua carriera a cui più volte ha detto no, non ha mai subito una rete. Ha fatto meglio di tutte, solo con l'Atalanta è riuscito per 8 volte a mantenere la porta inviolata. Che cosa le diceva la maglia del Napoli? Qualcosa di meraviglioso. Ma che abbiamo fatto noi napoletani? No, è abbastanza semplice. È il fatto che noi, Sampdoria di allora, eravamo poi una squadra di provincia, diciamo così, non eravamo una grande squadra. Quindi quando venivamo a giocare a Napoli, con questo stadio
che tutte le partite faceva 80, 60, 70 mila spettatori, per noi era una cosa inaudita. Noi avevamo una media di 20, 25 mila spettatori, quindi venire in questo stadio così grande era matematico che non si potesse fare brutta figura davanti a tanta gente, e quindi forse ci esaltavamo un po', forse eravamo anche un po' bravi, forse il Napoli non era il Napoli migliore che ci potesse essere, e quindi questa specie di tradizione si replicava tutti gli anni. Io vi ricordo che quando venivamo a Napoli venivano dei giornalisti a fare l'intervista il sabato sera, e venivano da me e dicevano: oh, ma allora Battara, domani sarà la volta buona che perdete qua e là, su e giù, dico, prima o poi dovrà pure capitare. E invece succedeva sempre questi risultati che erano per noi eccezionali. Tant'è vero che allora c'era Ferlaino che dopo le partite dava la colpa ai giornalisti, perché gli diceva: ma voi andate all'albergo, lo intervistate, lo esaltate, quello si monta la testa, viene qua e non ci fa fare gol. E quindi la colpa era la vostra, non era perché noi eravamo un po' bravi, capito? Vincenzo ha detto che eravate scarsi, però hai sentito? No, no, veramente, guarda, vabbè, ha detto la verità, era proprio così, guarda. Lui, al di là che lui è stato un grande portiere, non è che poi parasse solo contro il Napoli. Ecco, bravo, diglielo, Vincenzo, diglielo. Non è che quella poi è facile, sai. Beh, ma davanti aveva i mostri in nazionale. Aveva una grande squadra, aveva dei grandi giocatori, diciamo che lui era un grande portiere. Cioè, anzi, lui ha anticipato fisicamente i portieri di oggi, perché lui era bello alto, insomma, è stato sempre, a meno che me lo ricordo io, era un ottimo, con i calzettoni bianchi, me lo ricordo, un ottimo portiere del campionato italiano. Senta, Battara, sì, parliamo, c'erano i mostri, Pietro, è vero sì. C'erano i mostri, ma Albertosi, portiere, Zoff, Vieri. Bravo, erano quei tempi lì, capito? C'erano veramente c'erano dei ragazzi in gamba. Questo è il discorso veramente lungo, perché poi ecco l'Italia che ha avuto i migliori portieri del mondo, ha avuto i migliori difensori del mondo, adesso abbiamo i difensori e i portieri tutti stranieri. Cioè, questo è la cosa del campo. Però abbiamo Meret, Donnarumma, Odero, su, portieri buoni ce ne sono. Vabbè, insomma, è chiaro, dopo tanto tempo, però vedere in Italia, mi ricordo che il grande Brasile, l'unico criticato era il Gilmar, no? Che hanno vinto i mondiali a tutto, però non c'è stato mai un portiere, dicevano, il Brasile è talmente forte che non serve il portiere, penso un po'. È vero. È vero. Battara, una cortesia però, non chiami Audero e non gli spieghi come si fa, No, ma guarda che adesso i nostri ragazzi sono bravi, insomma, come tradizione in Italia i portieri sono sempre stati all'altezza della situazione, quindi anche i giovani di adesso sono eccellenti, sono bravi, insomma. Io ho mio figlio che adesso è con Mancini, allena i portieri in nazionale, e quindi conosciamo bene come sono questi ragazzi, e sono delle strutture atletiche eccezionali, hanno buone basi tecniche, perché finalmente dopo i primi anni, i nostri anni, che non c'era un preparatore specifico per i portieri, adesso c'è un preparatore, credo in tutte le società del mondo ormai c'è un preparatore specifico per quel ruolo, e quindi noi crescevamo sui nostri errori, con le esperienze che potevamo farci, con gli errori che potevamo commettere, se eravamo capaci di non farne più miglioravamo. Invece adesso, giustamente, come per tutti gli altri ruoli, ci sono i preparatori che ti preparano sia fisicamente che tecnicamente. Dobbiamo chiudere con entrambi, però vi voglio portare sulla stringente Meret, attualità. Meret, mi deve dire di Meret. Ecco, Battara, ci dica di Meret. Di Meret. Meret è un ragazzo, io per tutte le partite che vedo naturalmente in televisione, è un ragazzo molto bravo, quindi aspettatevi che faccia delle buone cose domani. Naturalmente il Napoli è un livello superiore, e quindi sarà sicuramente molto impegnato, però è un ragazzo che secondo me, credo che la Sampdoria l'abbia riscattato dalla Juventus. L'ha riscattato 12 milioni ecco, di euro, quindi vuol dire che
ha delle basi. Audero, stiamo parlando di Audero. Sì, di Audero, sì, chiaramente. Sì, sì, allora, Audero, certo, un buonissimo portiere. Allora, per chiudere con entrambi, Vincenzo Montefusco e poi Pietro Battara, che partita sarà domani Napoli-Samp in 30 secondi? Una partita difficile, Vincenzo? Ma da parte nostra devo dire che bisogna, è venuto il momento secondo me di fare le scelte definitive, cioè io penso che il Napoli, al di là della classifica che non ha problemi per quella che ha fatto, diciamo, il giorno di andata, però proprio per il gioco espresso ultimamente, per i problemi che si sono creati, io penso che sia la volta dove il Napoli deve, l'allenatore, il grandissimo Ancelotti, deve cominciare a fare delle scelte ben precise e far giocare quasi sempre i giocatori che danno più garanzia fino alla fine. Benissimo, Enzo Montefusco, grazie di cuore per essere stato con noi. Ciao, Piero, buone cose. Ciao Monti. Grazie a Vincenzo Montefusco. Pietro Battara, che cosa sarà domani alle 18 al San Paolo, Napoli-Samp, dal suo punto di vista? Io credo che sarà una bella partita, perché sono squadre che non adottano particolari sistemi difensivi, catenacci, cose di questo genere, la giocheranno a viso aperto ed è sempre bello vedere il Napoli che gioca un calcio straordinario e forse la Sampdoria potrà giocare una partita senza tatticismi e senza pensare al risultato in maniera assoluta, insomma, quindi mi divertirò molto. Bene, perfetto. Pietro Battara, è stato un privilegio averla come ospite, a presto. Siete stati gentili, vi ringrazio. Grazie a Pietro Battara. Grazie.